Gialli Vitri e Notizie. Si sono conclusi con grande soddisfazione e successo i campionati italiani di ciclismo e la 58esima edizione della Coppa Messapica a Ceglie Messapica, un weekend dedicato allo sport ed in particolar modo alla due ruote nel 200esimo anno dalla sua invenzione. Dopo il passaggio del Giro d'Italia, nello scorso weekend, nella città della gastronomia, il tricolore ha popolato le vie della Valle d'Itria. Soddisfatto dell'evento, il sindaco di Ceglie Messapica Luigi Caroli e il general manager della Coppa Messapica Pietro Stoppa. Davvero una tra le cose più emozionanti che mi siano accadute negli ultimi 7 anni, consegnare la maglia iridata ed essere qui sede di un evento di questa rilevanza ci riempie di gioia e ci dà grande soddisfazione, ci dà poi quegli stimoli per rilanciare ancora di più. Non so cosa potremo fare, abbiamo parlato con il direttore tecnico della nazionale, studieremo qualcosa per l'anno prossimo, ma oggi davvero Ceglie diventa la capitale del ciclismo, non solo locale, ma non solo regionale, ma nazionale, e per la prima volta davvero la federazione è soddisfattissima di quelle che è stata l'organizzazione e che sono stati i risultati finali. Quindi vuol dire che la sinergia tra amministrazione e l'associazione che organizza l'evento è stata idilliaca e ha fatto sì che l'evento potesse essere quello che è stato. Questo è il futuro del ciclismo. Oggi da Ceglie passa passato il futuro, cioè i campioni che verranno negli anni prossimi, sperando che ne venga fuori qualcheduno che possa seguire le orme magari di Pantani o di Nibali o di tanti altri campioni. Quindi auguri a loro per quello che lo sforzo che hanno fatto e quelli che sono i risultati che potranno ottenere. È stato non solo la 58esima Coppa Messapica, ma anche i campionati italiani di ciclismo. Abbiamo avuto 2 giorni di grande ciclismo qui a Ceglie, abbiamo avuto 2 giorni dove sono state assegnate 2 maglie tricolori a 2 grandi futuri campioni. Ieri ha vinto Gianluca Milani della Zalf Fior, oggi Matteo Moschetti della Viris Vigevano, 2 ragazzi che sicuramente faranno parlare di sé nel futuro del ciclismo professionistico. È stata un'organizzazione impeccabile, abbiamo avuto i complimenti praticamente dalla Federazione Ciclistica Italiana, dai direttori di corsa, dai DS che seguivano le squadre, dai servizi che sono abituati a vedere gare in tutta Italia. Abbiamo avuto un efficiente servizio di sicurezza coordinato dalla Questura di Brindisi, che ha coinvolto Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e le forze delle polizie municipali dei 4 comuni attraversati. Un servizio impeccabile. Neo campione d'Italia da Robecco sul Naviglio, 2 passi da Milano, Matteo Moschetti! Con gioia ritroviamo questo corridore, 2ª vittoria stagionale, una grandissima volata, non c'è stata storia per nessuno. Non ci credevo nemmeno io, però alla fine sono riuscito a vincere e sono felicissimo. Un sogno tricolore. Sì, penso che sia il sogno di tutti i corridori italiani indossare questa maglia e avrò la fortuna di indossarla ancora per un anno, quindi spero di andare meglio.